Allora, intanto i laboratori di sport dell'appalto imprese sono notoriamente momenti interattivi in cui imprese e pubblica amministrazione si incontrano fondamentalmente con certamente un esperto che facilita la discussione e che inserisce elementi anche tecnici naturalmente, però il taglio è sempre stato interattivo, nel senso che Sardegna Ricerche intende i laboratori come momenti di ricerca e di innovazione su pratiche a volte tradizionali come le gare per le cooperative, a volte meno tradizionali come la coprogettazione, la coprogrammazione e alcuni istituti del codice degli appalti come ad esempio le concessioni e il partenariato pubblico-privato. Beh, Sardegna Ricerche, come dire, intanto infatti ricerca, ha sempre voluto inserire innovazione nello sport degli appalti e l'idea di utilizzare un istituto comunque previsto sia dal codice, dal cosiddetto nuovo codice del terzo settore e sia dal codice degli appalti, al significato fondamentalmente di superare la logica principale agente, cioè di superare la logica committenza fornitura, ma immaginare che il bene collettivo possa essere, diciamo, curato attraverso dei partenariati, generando da parte della pubblica amministrazione naturalmente una maggiore efficacia della sua azione e da parte naturalmente della cooperazione sociale la possibilità, per esempio, di poter esprimere al massimo i talenti anche sul lungo periodo. Allora, io penso che sia importante questa attività di sportello appalti imprese perché questa è l'occasione per vedere come il terzo settore, le imprese del terzo settore possono entrare erogare contratti di concessione, contratti di partenariato alle pubbliche amministrazioni, quindi col codice dei contratti. I vantaggi sono importanti sia per le imprese del terzo settore che possono presentare proposte con una progettualità molto elevata, con un contratto di concessione che regola i loro rapporti con le pubbliche amministrazioni molto specifici e con dei piani economici finanziari che danno credibilità alla loro operazione. Dall'altra parte, le pubbliche amministrazioni, ricevendo queste proposte dal operatori del terzo settore, le amministrazioni ricevono immediatamente dallo stesso soggetto che progetta, costruisce, si finanzia e gestisce le operazioni, con un grande risparmio prima di tempo, con una grossa possibilità da parte dell'amministrazione stessa di controllarne la qualità, di validarle, quindi non sono affidamenti diretti perché è un'attività concorrenziale. Svolgendo attività mediante appalti tradizionali si impiegano 5-6 anni. Con questi tipi di operazioni si riesce a mettere a terra un progetto di costruzione e gestione del servizio in un anno e mezzo, compresa tutta la gara. Sportello Appalti Impresa è un'esperienza che è stata avviata 10 anni fa, molto importante per gli obiettivi che aveva allora e direi anche, e forse ancora di più, per i risultati che è riuscita ad ottenere. Molte imprese hanno inviato i loro delegati, è stato fatto un salto in avanti in termini direi di cultura anche nei rapporti con la pubblica amministrazione. Questo ha certamente portato frutto. Guardiamo a questo percorso che dura 10 anni come un percorso che ha appunto impattato sul piano culturale e che quindi necessita di essere prolungato. Sentita in maniera forte l'esigenza da parte dei quadri, dei dirigenti delle imprese cooperative sociali di andare ancora a insistere in maniera diffusa nel coinvolgimento di ulteriori imprese, cooperative sociali che si occupano di settori molto particolari, il welfare in generale, che hanno necessità per esempio di integrarsi tra loro, che hanno necessità di migliorare la loro capacità di organizzare proposte di partenariato pubblico-privato alle pubbliche amministrazioni, agli enti locali. È fondamentale per questo provare a costruire ulteriori step.
in termini di capacità manageriale, insistere su quello che è un fenomeno culturale che sta portando molto frutto. La frontiera nuova per le imprese è quella di aggregarsi, di costruire reti e collegamenti tra loro per avere ancor più capacità di impatto con proposte importanti di peso economico, ma anche di qualità dei progetti verso le pubbliche amministrazioni. Valuto in maniera molto positiva il laboratorio che abbiamo organizzato. Fin da subito abbiamo accolto con molto entusiasmo come Lega Coop. Al termine di questo ciclo ci riteniamo molto soddisfatti sia per la partecipazione delle nostre associate, delle cooperative quindi aderenti a Lega Coop, sia per quanto riguarda i temi che abbiamo condiviso, perché sono dei temi importantissimi per il mondo delle cooperative sociali proprio in questo periodo storico. I servizi alla persona, quindi si occupano di welfare. Quindi cioè il welfare è per le cooperative sociali quel valore mezzo attraverso il quale si possono conseguire degli importanti risultati. L'inclusione sociale, il supporto alle famiglie in tutte le fasi della loro vita, ma anche quelle della creazione di veri e propri posti di lavoro. Noi riteniamo che aver organizzato questo percorso formativo sia stato di supporto alle cooperative sia per quanto riguarda la partecipazione agli appalti tradizionali e anche perché per i nuovi temi che sono la coprogettazione e la coprogrammazione, perché riteniamo che il ruolo delle cooperative sociali sia oggi quello di fare da ponte fra quelle che sono le esigenze e i bisogni della comunità che loro accolgono e raccolgono grazie al fatto che operano sul territorio. Quindi fanno da ponte con la pubblica amministrazione che invece eroga i servizi, quindi affinché questi servizi siano utili e efficaci per appunto quelle che sono le richieste della comunità. Dal momento in cui è iniziato il ciclo di laboratori, poi ci sono state per la cooperativa alcune opportunità proprio di coprogettazione con altri enti del terzo settore, unitamente alla pubblica amministrazione. E quindi abbiamo infatti appena terminato un ciclo, diciamo così, di coprogettazione che ha portato poi ad una progettazione esecutiva nell'ambito di un progetto legato alle politiche giovanili. È stato importante, è chiaro, perché ovviamente a partire dalla conoscenza degli aspetti normativi, ma anche anche del come porsi comunque in un dialogo sia con gli altri enti del terzo settore, ma anche con la pubblica amministrazione, ovviamente ci ha aiutato a destreggiarci un po' in queste prime esperienze.